Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come sempre vi ricordo le solite cose, ma prima di tutto vi faccio vedere un pochettino l'assetto. Oggi siamo in un'altra spiaggia, una forte scaduta, come potete vedere dalle quintali di posidonie che ci sono sulla spiaggia. Ieri non si poteva, era davvero tanto, oggi scaricato, ma comunque mantiene ancora un pochettino di alga in acqua, quindi comunque un pochettino torbido. Allora, l'assetto è oggi due pezzi e rotante, e qui invece abbiamo fisso con tre pezzi, shock leader, micro sgancio che trovate sul sito, micro sgancio inox, sono proprio, si chiamano micro, eccoli qua, micro fast c, mini trap universal, questa è una versione diciamo utilizzabile per qualsiasi aspetto, piombo da 125 grammi. Da quest'altra parte 150 grammi long arm con il bite clip sopra e come vi dicevo con il rotante. Allora, qua abbiamo l'esca ragazzi, abbiamo del magnifico cappuccetto di varie dimensioni, fresco, preso stamattina, e sempre fresco delle magnifiche sarte. Guardate qua ragazzi, ancora sono vive, uno spettacolo, un profumo, non fanno odore, cioè qualcosa di eccezionale. Ora innescheremo il cappuccetto con loro, i nuovi Flash 2.0. Ragazzi, esistono in due versioni, floating, come potete vedere, e sinking, quindi affondante. Del legge a fondo, la versione è sono da 6 mm. In più abbiamo fatto anche la 4 mm. Eccola qui ragazzi, momentaneamente siamo a test, quindi ho portato soltanto dei campioni, come vedete, 4 e 6 mm. Ed è la versione da 8 mm, e la versione invece floating, ho fatto fare anche la versione da 8 mm, come potete vedere, ok? Ora, voi dovete immaginarvi questo bellissimo floater da 8 mm, con un cappuccetto del genere, tutto innescato, in questa maniera, ragazzi. E come amo, utilizziamo gli Sparus KT211, che è questa forma di amo. Quindi ora andiamo all'innesco, vediamo cosa ci esce. Ovviamente tutti i flash 2.0, qualsiasi misura o tipologia, sono tutti fotoluminescenti, ok? O galleggianti o affondanti, ma tutti fotoluminescenti, quindi si illuminano al buio con la lampadina. Allora ragazzi, questo è l'innesco. Flotter ovviamente si è sporcato, poi si può tirare in acqua, l'ho incastrato, ago doppio, trovate sempre sul sito ragazzi. Sfilate, ecco l'innesco. Lamino perfettamente che esce soltanto la punta, vedete? Eccolo qui, quindi appena dal morsetto. Innesco non troppo lungo, guardate che spettacolo ragazzi. Leggermente flottera, amo del numero 4, anzi questo è il amo numero 6 ragazzi, chiedo scusa. Li trovate, ripeto, sempre sul sito, sono i KT211 questi, la versione più da garista. Sono un pelino più sottili e gambo dritto. Eccoli qua, va bene, lo vado a lanciare. Ragazzi, guardate cosa si è spiaggiato. Di che cosa è piccolino? Fino a 2 secondi fa si muoveva. Chissà. No. Cioè, mentre stavo camminando, ho visto solo se si muoveva. Ragazzi, guardate qua. Una bellissima Lecce Stella. Questa è Lecce Stella, non è carancide e non è amia. Bella. Bella bella, con l'innesco del cappuccetto. Allora ragazzi, dopo quella bella lecciotta, inneschino, tocchettino di sarda rovesciato, spilettato, flotter super pop-up che trovate sempre sul sito, e attrattore sferico, ferma esca in questo caso utilizzato, sempre con la stessa tonalità, o più o meno molto similare. Il tocchetto è molto piccolo, come potete vedere è mezzo, un quarto di dito. Clippato e lo lanceremo sempre su quella linea di sabbia. Ragazzi, sul tocchettino di sarda. Ma guarda che bella che è! Tocchettino di sarda, rivedete il flotterino di prima? Uella, eccola qua. La cosa bella di questa, ora vi faccio vedere, allora, non è piccola, non è forse grande quanto l'altra, ma non è piccola come potete vedere, è bella grande. Guardate dove l'ho presa. Yami, guarda, l'ha presa da fuori praticamente l'amo. Eccolo qui, vedete? Proprio sul labbro esterno l'ho bucato. E niente, ora la slamiamo. Allora ragazzi, per il momento quelle due belle lecciotte, però sono di belle dimensioni, davvero belle.
La prima l'ho vista su una canna, sulla tre pezzi, e la seconda invece sulla due pezzi. La cosa bella della due pezzi è che non ho visto la manciata, ho visto solamente la canna dondolare, la caratteristica di queste canne, ed era proprio piccola rispetto all'altra. L'altra invece ho visto semplicemente la vetta che cioè proprio mangiava. Io stavo innescando l'altra e mangiavo. Momentaneamente sto mantenendo quell'assetto. Ho cambiato il cappuccetto perché avevo rilanciato il cappuccetto di prima, l'ho cambiato e ho messo uno fresco. Esattamente questa era una seppiolina, quello di prima invece era un calamaretto, sempre però stessa dimensione, micro. Vi comunico che comunque queste innesche le troverete, le potrete ordinare sotto vuoto, spedite in tutta Italia, quindi in quella maniera voi così siete tranquilli e potete averle tutto l'anno, ok? Comunque, detto questo, mi dispiace non potervi fare io degli inneschi, ma mi viene difficile con la videocamera, ragazzi, ho il tripode piccolino, sono in ferie, non mi sono portato, diciamo, tutta l'attrezzatura per potervi fare vedere magari le mangiate, eccetera. Dovrei portarmi qualcuno insieme a me. Detto questo, la sarda ha la sua efficacia, questa è dimostrazione. Cosa importante però della sarda è saperla innescare. Quindi io vi consiglio di ordinare l'ago doppio. È un ago da innesco che vi aiuta al 99,99%, anche se siete inesperti, a innescare questo tipo di esco. Costa poco la sarda e comunque ha un profitto eccezionale. Vedete, una leccestella di 400-500 grammi poteva essere un sarago, poteva essere una spigola senza alcun problema. Tanto alla fine è... non è l'innesco, è dove si lancia. Momentaneamente sto pescando sulla secca proprio perché so che non c'è altro. Può esserci qualche cerniotto, qualcosa, ma a me dove mi interessa puntare è quello. Detto questo, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare e lasciare un mi piace. Chi vuole può commentare anche e può condividere anche il video. Bene, io guardo le canne e vediamo se c'è attività. Allora, ragazzi, piccolo esempio di quando io vi consiglio l'ago doppio, proporzionato, poi tutto quanto l'innesco. Guardate, questa è sarda, guardate che innesco ho fatto. Cioè, oggettivamente è un inneschino che potrete prenderci il saracotto, di tutto, cioè nel senso non è un innesco grosso. E io l'ho fatto proporzionato all'amo che avevo innescato. Poi dovete immaginarvi un innesco proporzionato a qualsiasi amo, perché poi ovviamente è una questione di capacità. Però quel tipo di ago vi permette e vi risolve molte soluzioni. Ok, il concetto è questo qui. Manciata? Dondolo. Il concetto è questo qui, come vi stavo dicendo. Poi in accoppiata qui abbiamo messo un flotter e un attrattore. Il flotter non è fluo, ma l'attrattore sferico lo è. Dà un qualcosa in più. Poi ovviamente io l'ho fatto in pandan, verde è un verde, ma voi potete fare rosa e verde, bianco e blu. Cioè, poi la capacità del pescatore nell'adattarsi e stimolare cose particolari sta lì. Questa è la cosa bella, capito? E basta, comunque questo è tutto. Ok, ragazzi, vi tengo aggiornati. Momentaneamente non c'è stato nulla, tranne una manciata che però poi non ci ho trovato nulla attaccato vicino. Non so, l'esca comunque, tra virgolette, era pulita, nel senso non era danneggiata, quindi non vi saprò dire. Possibilmente qualche pesciolino che ha spiombato, magari ha dato un piccolo pizzettino, però ha spiombato e quindi ho visto la manciata. Non vi so dire. Stiamo pescando proprio su quella lingua di sabbia là sotto, qua dove c'ho il dito, tutta quella lingua di sabbia, ragazzi, che non so se si vede, è quella più chiara, ma saranno 100 metri, saranno un centinaio di metri, non penso di più. Parte dai 100, la lingua arriva ai 130, quindi 120, sarà lì, sono quei 20 metri di sabbia, o perlomeno noi vediamo. Però poi possibilmente, come ben sappiamo, tra il distacco netto da sopra e sotto poi magari ci sono 5 metri, magari io sono convinto di pescare proprio nella sabbia, però magari nei primi 5 metri di secca ancora c'è qualche scoglio, quindi non siamo proprio secca secca. Comunque vediamo, due lecciotti belli sono usciti e mi fa pensare che comunque gira, anche perché è periodo. Non li ho mai presi qua così grandi, però vediamo, proviamo. Va bene, ci vediamo tra poco, dai. Ragazzi, a sorpresa, che ora rilasciamo subito perché poverina chissà da quando è un po' c'è in acqua. Eccolo qua, perchietta sul flotterino con l'attrattore e amo proprio in punta, preso il là. Non è piccolissimo, ma non è nemmeno... eccolo, ora rilasciamo.
Allora ragazzi, avevo preso altri due tor e due perchie serrane ed è finalmente arrivato il capostipite. La mamma, diciamo, di tutte. Guardate che colore che c'è. Ovviamente rilasciata, ragazzi, ora la buttiamo in acqua. Presa proprio, guardate, a pelo nel labbro, proprio a pelo. Ora la rilasciamo. Sapevo che c'erano, ma non pensavo. Piccolino, mettiamo quella più grande. Almeno perché qua c'è un amo dell'uno, non so se può essere qualcosa. Si sono pappati tutto, sicuramente i granchietti. Si sono pappati tutto, ma non... Sì. Si sono pappati tutto in maniera abbastanza vorace, ragazzi. Hanno lasciato proprio... classico. A me. Stacco. Reinnesco e rinuncio. Questo qua è l'amo che sto utilizzando. Un pochettino viziato perché c'è più l'elastico. Eccolo qua. Ragazzi, magnifico innesco. Guardate qua. Qua c'è l'amo che esce. Proprio vedete qua, proprio è nascosto bene bene. Pallina fluo, come vedete, e coda di sarda. Vecchia scuola, non fallisce mai, almeno speriamo. Comunque non abbiamo niente da perdere. Qualche pesce uscito. Ragazzi, smontiamo. Recupero. Arroccato no. Qua. Qui c'era la coda di sarda, non innescata, c'è praticamente uscita. Vediamo un attimo. Comunque, non so se l'ho detto inizio video, tutti i prodotti li potete trovare sul sito www.selfcasting.it come tanti altri prodotti. In più siamo rivenditori Veret, Luci, il Falcon, e Belfast, quindi troverete anche questi prodotti. E invece vi devo dire che la sarda comunque è piaciuta. No, nulla. Eccola qua ragazzi, non è rimasto più nulla oltre che fuoco. Comunque era normale perché quel tipo di innesco funziona così. Detto questo ragazzi, andiamo a vedere il recupero dell'altra canna e poi ci sentiamo. E mi raccomando, iscriviti. Micrometrica dei nuovi dimensioni della casa, sono fantastici. Sono arrivati questi dita, li sto provando e sono eccezionali. Posizione micrometrica dei nuovi dimensioni della casa, sono fantastici. Si vede di
bicicletta e poi andrò a fare una bella. Penso che un gin tonic non sia un problema, ragazzi. Vediamo se riesco a fare. Ecco. Ovviamente ho buttato l'esche in acqua, ragazzi. Non altro. Comunque, detto questo, ragazzi, vi saluto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Tutti i prodotti li trovate nel primo link qua sotto. E ci aggiorniamo. Penso che pubblicherò anche qualche video in appena. Vediamo come riesco a posizionare la videocamera. A presto.